200 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato, 345 ml di acqua tiepida, vabbè. Un cucchiaino di zucchero. Adesso che il lievito è sciolto, aggiungiamo 600 g di farina, 00. Aggiungiamo 80 ml d'olio d'oliva a filo. Un cucchiaino di sale. Ecco qui, il nostro impasto è pronto. Adesso mettetelo in un contenitore con coperchio e lasciatelo lievitare fino al raddoppio. Ci vorranno sempre quelle 3 ore e mezza, anche 3 ore se avete un ambiente abbastanza caldo. Per il ripieno io uso salsiccia stagionata tagliata a coltello perché mi piace avere i pezzettini più grossolani. E del provolone piccante. Allora, la salsiccia la potete sostituire tranquillamente con qualsiasi altro salame che vi piace. Però il provolone piccante rimanetelo perché è proprio quello che dà più sapore a questa ricetta. Adesso che l'impasto è lievitato, spolveratelo di farina e diamogli una forma rettangolare. Come vedete io uso le mani, tanto l'impasto è morbido, quindi si stende molto facilmente, non c'è bisogno nemmeno dell'uso del mattarello. Spennellate tutta la superficie con dell'olio d'oliva. Adesso possiamo farcire. Adesso arrotolate dal lato lungo. Arrotolate, schiacciate bene. Adesso dividete in due. Unite le due punte e iniziamo ad arrotolare. La treccia ha due capi, quindi è molto facile. Adesso mettete la vostra treccia su una teglia con carta forno, mettete in forno con luce accesa e fate lievitare fino al raddoppio. Tua moglie è sensibile. Bravissima!